No, si sta ancora collegandomi. Bene, ok. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Attendiamo solo ancora qualche. Scusate, ho 30 secondi di ritardo perché stavamo sistemando le ultime cose. Attendiamo solo qualche minuto per vedere che sì, dovrebbero collegarsi altre persone. Nel frattempo. Buongiorno, buongiorno. Se mi scrivete da dove siete, così magari facciamo anche una panoramica da dove siamo tutti quanti. Nel frattempo si stanno caricando anche le slide del corso da Treviso. Bene, perfetto. Treviso, ok, sono tutti Vicenza, Ancona. Però passiamo dal nord al centro, Sergio ancora, perfetto, Belluno, bene, intanto vediamo se qui si sono collegate le slide e così con perfetto, siamo 78, ancora qualche secondo, intanto saluto Nicola, la Beatrice, ok, perfetto, quindi. Mi sentite, mi vedete, immagino, perché altrimenti qualcuno si sarebbe lamentato. Aspettiamo ancora 30 secondi di numero, quindi dovremmo essere un po' di più, ma direi per rispetto di tutti quelli che si sono iscritti con l'orario corretto di partire. Quindi, innanzitutto mi presento, io sono. Dottor Luca Gatto, sono un amministratore della GF Associati, ho 52 anni, dal 2014 sono amministratore della GF Associati. Prima di questa attività ho lavorato dal 92 fino all'anno 2000 in due istituti bancari, negli ultimi 3 anni in qualità come quadro direttivo in qualità dell'area finanza, responsabile dell'area finanza di una banca. E sono uscito nell'anno 2000, ho lavorato per una multinazionale che mi occupavo di reti commerciali sempre in ambito finanziario e nel 2004 abbiamo costituito la GF Associati. Questo è un attimo il mio percorso in breve della mia attività. Ok, partiamo subito dal titolo Un mercato immobiliare per agenti etici vincenti. Se nel corso avete qualche domanda, cercherò di rispondere, cercherò di andremo velocemente perché abbiamo tanti temi da trattare. Chiaramente su ogni webinar, su ogni corso c'è un obiettivo, anche noi ci siamo posti un obiettivo per questo corso. Tanti mi dicono: sì, ma quando c'è un corso, un webinar gratuito, sotto sotto c'è qualcosa che non c'è mai niente di gratuito. In realtà quello che volevo sicuramente dirvi, ecco, andiamo avanti con le slide. Eccolo qua. Sicuramente l'obiettivo del corso, quello che non vogliamo è sicuramente vendervi un corso, un libro, affiancarvi a un franchise, neanche un aspirapolvere. L'obiettivo del corso lo valuterete, lo vedremo tutti insieme alla fine. Questo è, ma come premessa, così rilassatevi che non, dopo la fine non dovete acquistare assolutamente nulla. Chi siamo? Vi ho parlato di me, GF Associati, eccolo qui, velocemente perché non vogliamo parlare tanto di noi. La cosa più importante è la nostra mission, che è quella di cancellare i debiti alle famiglie italiane e di togliere tutti gli immobili dalle aste per venderli nel libero mercato. Questa è la cosa più importante. Ci occupiamo di consulenza stragiudiziale, della legge 3, consulenza immobiliare, consulenza legale. Eccolo qui, la nostra mission è proprio quella di aiutare tutte le famiglie a cancellare i debiti e togliere tutti gli immobili dalle aste per venderli nel libero mercato attraverso agenti immobiliari professionali. Questo è quello che ci poniamo come obiettivo. Chiaramente i valori della società, siamo diligenti, crediamo nel lavoro di squadra, abbiamo molte intuizioni creative. Siamo perseveranti in quello che portiamo avanti e abbiamo una volontà di ferro. Chiaramente i nostri servizi, abbiamo già detto, consulenza stragiudiziale, subentramento, consulenza immobiliare, ma non voglio tediarvi in questo.
vi dico solo velocemente chi siamo. Ci sono io, che sono amministratore, c'è il presidente, che è la dottoressa Foresta, la dottoressa Zardini, un'altra nostra socia, che è consulente del debito senior. Il team all'interno abbiamo la Yasmin Casagrande, che è un agente immobiliare, la dottoressa Valentina Bigolin, che è responsabile della sede di Ancona, il dottor Nicola Guizzo è consulente senior del debito, la Francesca Bertazzon, sempre consulente del debito senior, specialist interno. Sempre del team, la dottoressa, qua, sbagliato, non mi sembra Nicola Guizzo, ma la dottoressa Veronica D'Amico, che è una nuova arrivata, che ne parleremo dopo, è responsabile per la zona di Ancona. All'interno sempre abbiamo il dottor Sergio Neso, che si occupa dell'area finanza, la dottoressa Ronchina Sanchirico, consulente del debito, sempre nuova arrivata negli ultimi due mesi, e Alessandra Fassina, che si occupa del front back office, Angelo Cavallini, il nostro coordinatore commerciale, e abbiamo la carrellata di tutti i consulenti che sono sparsi nel territorio nazionale, principalmente nel Veneto, ma anche in altre zone d'Italia. Quindi siamo un gruppo, stiamo crescendo, abbiamo dei GF Point, quindi delle collaborazioni più intense con delle sinergie con delle agenzie immobiliari, sempre sparse nel territorio. Abbiamo sempre delle collaborazioni sempre attraverso agenti immobiliari. Abbiamo anche delle referenze, nel senso, con tutte le banche che voi potete conoscere, service, noi negli anni abbiamo comunque chiuso e transato delle posizioni debitorie, quindi da tutte le banche a tutti i service presenti oggi nel territorio nazionale. Abbiamo le nostre sedi, Montebelluna, Bologna e Ancona. I contatti per la sede di Ancona, vi presento la dottoressa, eccola qui, Valentina Bigolin, anche un percorso accademico, ha fatto il liceo scientifico, ha fatto la facoltà di giurisprudenza a Trento, ha vinto il premio accademico per la tesi di ricerca, è in corso la pratica forense, si sta per diventare avvocato. Per la sede di Bologna abbiamo la new entry, la dottoressa Veronica D'Amico, ha fatto il liceo classico, laureato magistrale in giurisprudenza, ha conseguito il titolo di avvocato presso la Corte del Penale di Bologna, non è iscritta all'albo, ma è iscritta alla GF Associati, quindi collabora con noi. Questo che forse è un valore, è meglio ancora. Adesso parliamo, oggi volevo parlarvi di un grande problema, e dove c'è un grande problema possono esserci anche delle grandi soluzioni. Volevo parlarvi, chiaramente la soluzione è saldo e stralcio, la legge 3, ma parliamo del problema che sono dedicati, o il problema si intuisce con la definizione di NPL. Cosa sono gli NPL? È un acronimo inglese, non performing loan, che traduce, tradotto in italiano, si traduce con crediti deteriorati. Quindi, tanto per fare un po' capire e comprendere questi termini che sentirete utilizzare molto spesso nei giornali, leggendo e anche da banche e operatori finanziari. Sono gli NPE, non performing exposure, cosa sono? È la percentuale di crediti deteriorati in faccia a una banca rispetto al volume dei crediti, dei prestiti che hanno fatto, cioè quante persone, traducendo in parole semplici, quante persone o quanti clienti non stanno pagando rispetto a tutti gli impieghi, i prestiti che la banca ha effettuato. C'è un'altra definizione che negli ultimi due anni va di moda, UTP, unlikely to pay. Che cosa significa? Stanno a significare l'acronimo inglese, è improbabile che paghi. Quindi la banca da un po' di tempo, tutte le banche devono classificare anche quei clienti che attualmente non sono classificati a sofferenze, non sono NPL, non sono no performing, magari hanno qualche rata non pagata, quindi quelli si chiamano, tutto quell'ammontare di quei crediti si chiama UTP, unlikely to pay. Quindi dico, molto probabilmente questo cliente non mi pagherà in futuro, quindi la banca deve trattarlo in un determinato modo. Negli anni gli NPL, che abbiamo capito cosa sono i crediti deteriorati, sono aumentati in che modo, in che misura? Analizziamo un attimo i dati. A metà del 2020 la BCE trattava i crediti deteriorati, diceva che aveva un valore di 550 miliardi, parlo circa il 3% dei
prestiti totali. Questo si parla in Europa. Si prevede per entro la fine del 2022 che l'ammontare di crediti deteriorati, udite udite, passerà da 550 miliardi a 1.400 miliardi. Chiaramente questo è dalla fonte del sito della BCE. Andiamo un attimo avanti. A noi interessa il mercato italiano. Lo stock complessivo degli NPE è previsto in forte aumento e da qua al 2022 un incremento a 385 miliardi, quindi una cifra spropositata. Cosa significa? Dietro a quei crediti deteriorati, cari signori, dobbiamo dire che i crediti deteriorati non è una cosa astratta. Dietro i crediti deteriorati ci sono molto, molto spesso degli impieghi andati a sofferenza, quindi ci sono delle famiglie in difficoltà e molto aziende in difficoltà, artigiani in difficoltà, e molto spesso ci sono degli sottostanti, degli attivi, chiamiamoli così, in termine tecnico attivi, ma barra immobili, da dover immettere nel mercato per vendere, per cancellare il debito. Questa è la sostanza della cosa. Vediamo anche un attimo un andamento negli anni dal 2019 al 2021, quindi gli ultimi tre anni, 2021 in corso. Vediamo che l'andamento diviso per settori agricoltura, industria, costruzioni e servizi nel 2021 è prevista un'impennata in tutti i settori dell'aumento di crediti deteriorati, ma guardate bene con attenzione il settore che subirà più un impatto più importante sarà il settore delle costruzioni. Quindi ci saranno molte costruzioni, molti immobiliari, molte imprese di costruzioni che a causa della crisi vedranno passare da bonus a deteriorati il loro credito. Quindi le banche prevedono che sul settore delle costruzioni ci sarà un incremento dei non performing loan, quindi passaggi di impieghi attualmente in bonus a credito deteriorato. Quindi non pagheranno più le rate del finanziamento, del mutuo, del conto corrente ipotecario o delle altre linee di credito. Eccolo qui. L'andamento, sempre vediamo in che zone d'Italia sono previsti, dove è previsto l'aumento. Chiaramente è previsto nel centro, nel nord-est dal 2,1% si passerà al 3,8%, al centro dal 3,4% al 5,1%, al sud c'era comunque un incremento circa più del 2%, circa il 2% dal 4,2 al 5,9, nord-ovest dal 2,4 al 4,1, quindi quasi tutti incrementi in doppia cifra. Tutti questi crediti deteriorati, gli UTP, gli NPL, chiaramente sono l'anticamera del passaggio presso una procedura esecutiva attraverso le aste immobiliari. Quindi quello che noi vediamo attraverso le aste immobiliari è solo la punta dell'iceberg. Tutto quello che c'è prima sono UTP, NPL e quant'altro. Vediamo un attimo il mercato delle aste nel 2020. Sapete che nel 2020 le aste era previsto un incremento di circa il 10-15%. In realtà così non è stato, perché le aste si sono bloccate. Le aste, una parte da a metà 2020 per il discorso della pandemia, e tutte le aste bloccate. Successivamente sono rimaste bloccate tutte le aste riguardanti le abitazioni sulle prime case. Attualmente sono ancora sospese, sono bloccate per il momento fino al 30 del 6, però il dato che ci interessa è che vediamo un attimo le regioni con maggiore percentuale di immobili all'asta. Chiaramente c'è la Lombardia, la Sicilia, ma subito dopo c'è il Veneto, c'è l'Emilia Romagna, ci sono le Marche, dove noi lavoriamo, siamo presenti. Quindi si parla di percentuali rispetto all'immobile all'asta del 6-7% sulle regioni di riferimento, Emilia, Marche, Veneto. Passiamo a quasi al 16%, mi sembra, il 16%, la Lombardia quasi il 17%. Le aste nel 2019 sono state 204.000, nel 2020 siamo stati sui 120-130.000, nel 2021 appena ripartiranno si parla di un incremento a circa 240.000 aste immobiliari.
che ripeto è solo la punta dell'iceberg. Quindi c'è un grande problema, stiamo sempre parlando adesso del problema. Andiamo un attimo avanti, ecco il numero di aste per regione, vediamo che le altre 51%, le regioni più importanti tra Lombardia, Lazio, Veneto, Marche e Sicilia, abbiamo l'altro 50% delle aste immobiliari. Ecco qui uno spunto del Sole 24 Ore che diceva che rispetto al coronavirus, dopo l'emergenza, che non è ancora finita, quasi il 60% delle famiglie italiane non riesce ad arrivare alla fine del mese. Ma la cosa più importante, che è scritto nell'articolo, è che 3 famiglie su 10 avrebbero difficoltà ad affrontare un imprevisto anche di soli 2.000 euro, quindi come cambiare la macchina, un'esigenza particolare, cambiare la caldaia. Questo è o altre emergenze simili. Questo è un dato molto significativo. Altro dato, guardiamo, previsto, questo è un dato ufficiale, l'abbiamo preso da Sole 24 Ore, ma i dati derivano dalla uno studio effettuato, commissionato dalla Banca d'Italia, recentissimo, dove dice che quasi il 40% delle famiglie intervistate dichiara di avere difficoltà nel sostenere le rate del mutuo per la crisi. La quota è più alta nel centro-sud e nel mezzogiorno. Queste famiglie che dichiarano di avere la difficoltà a pagare la rata del mutuo non rientrano attualmente negli NPL, non performing loan, neanche negli UTP, quelli che probabilmente non pagano perché non sono ancora segnalati. Attualmente magari sono nel limbo della moratoria. Quindi però il 40% dice quelli che stanno pagando il mutuo, un altro 40% dice che avrà difficoltà. Più di un terzo delle famiglie ha risorse finanziarie liquide sufficienti per meno di 3 mesi a coprire le spese per consumi essenziali. Quindi hanno dei risparmi essenziali per i prossimi 3 mesi in caso dovessero perdere il lavoro o qualcosa magari di più grave. Ma sono cose che sicuramente già siete a conoscenza. Tipo che dico 3 immobili all'asta ogni giorno, questa era dell'Unione Sarda. Immobili all'asta, il Covid manda sempre più case all'asta. Ci sarà un incremento esponenziale. Ripeto, adesso sono bloccate, ma ripartiranno. Mi auguro non a giugno che ci sia un'ulteriore proroga, ma alla fine quella sarà il problema. L'immobile all'asta e in coda milioni di persone in difficoltà che non riusciranno più a pagare la rata del mutuo. Abbiamo parlato del problema, non so se su questo avevate qualche domanda, è tutto chiaro, sono andato veloce, ma sono cose che o per sentito dire o perché per esperienza vissuta di qualche vostro cliente magari conoscevate già tutti questi termini e questa problematica. Come visto in premessa, vi sto parlando delle aste, noi come società siamo contro le aste immobiliari, quindi non è un corso sulle aste immobiliari, se volete sentire delle aste immobiliari non è il posto giusto. C'è una soluzione a tutto questo? Sì che c'è. La soluzione è le procedure di saldo e stralcio, le procedure transattive e la legge 3 del 2012, chiamata anche legge antisuicidi purtroppo, che si occupa delle composizioni delle crisi da sovraindebitamento. Quello che parleremo in maniera più specifica oggi delle possibilità di transazioni attraverso il saldo e stralcio. Chiaramente, velocemente, solo per allinearci tutti, il saldo e stralcio, la definizione, è una transazione attraverso la quale le parti interessate risolvono in via bonaria il divieto del debito, in modo da ottenere da parte una riduzione percentuale delle somme residue che il debitore deve corrispondere alla banca o alla società finanziaria, e dall'altra riuscire a soddisfare le richieste del creditore, che accetta dunque di rinunciare ad eventuali procedure esecutive nei confronti del debitore. In parole semplici, chiaramente, ho un debito di 200.000 euro, cerco di accordarmi con il creditore, banca, fornitori, clienti, finanziari, magari di chiudere a 100.000 euro, stralciando il residuo, e la banca rinuncia alla procedura esecutiva. Semplice a dirsi, più difficile ad attuarsi. Andiamo dopo a vedere anche le complicazioni, sul saldo e stralcio e le operazioni in fascia, quelle più semplici, le medie e quelle di
difficoltà molto più elevata. Chiaramente, ma dove possiamo andare a reperire questi clienti? Abbiamo detto che noi siamo contro le aste. Abbiamo visto che ci sono milioni di persone in difficoltà, ma dove possiamo reperire i clienti? Uno, a volte sono clienti diretti che si recano nella vostra agenzia. Udite, udite, nel prossimo futuro, se già adesso non sta capitando, dai studi che abbiamo commissionato e abbiamo fatto, prevediamo che ci siano sempre più persone, molte più persone che si recheranno presso le agenzie immobiliari per vendere i loro immobili, non tanto per cambiare casa, ma perché non riusciranno più a pagare la rata del mutuo, o peggio ancora, sono già in pendenza di una procedura esecutiva, o peggio ancora, sono in pendenza d'asta, o peggio ancora, sono proprio hanno l'asta dopo qualche giorno. Quindi i clienti entreranno in agenzia e vi diranno che hanno voglia di vendere l'immobile, ma non sempre vi diranno perché vogliono vendere l'immobile. Dopo, adesso, subito dopo, vi darò qualche domanda da fare in maniera semplice, elegante, per capire se quel cliente che vuole vendere l'immobile è un cliente che magari fa parte di quegli UTP, improbabile che paghi, e vede lo spettro dell'asta futura, e invece se è un cliente che vuole vendere l'immobile in maniera normale. Ricerca attiva, ad esempio il porta a porta, tanti agenti immobiliari mi dicono che fanno ricerca attiva, cioè vanno nel mercato, nelle zone di competenza e vanno alla ricerca degli immobili. Molto probabilmente vi capiterà sempre più spesso che nella ricerca attiva vi imbatterete o in cartelli vendita all'asta o il cliente che in qualche modo vi fa capire che l'immobile non può venderlo perché è pignorato. Andremo a vedere come ricercare i clienti direttamente dai portali delle aste. Un altro consiglio che io do sempre, i clienti passati. Noi negli anni abbiamo fatto anche tanta attività di consulenza finanziaria, quindi abbiamo aiutato tanti clienti a comprare casa attraverso dei mutui. Stiamo contattando tutti i clienti passati negli anni e qualcuno, ahimè, ha difficoltà a pagare la rata o si è ritrovato con l'immobile che non lo sta più pagando. Quindi gli stiamo offrendo il servizio di trovare una soluzione alla sua situazione debitoria. Quindi negli anni, siccome si parla di milioni di persone in difficoltà, è impossibile che nessuno nel proprio portafoglio non abbia un cliente passato che attualmente non sia in difficoltà. Basta contattarli. Amministratori di condominio, perché gli amministratori di condominio hanno il termometro della situazione. Quando uno non sta pagando le spese condominiali, 99% non sta pagando neanche le rate del mutuo o del finanziamento. Agenzia immobiliare, abbiamo detto, ma che domande faccio quando un cliente entra in agenzia? La prima domanda che io consiglierei di fare, di prendere nota, qual è il prezzo che vuole realizzare con la vendita del suo immobile? Domande che magari fate già normalmente per capire qual è la desiderata del vostro cliente. La seconda domanda gli chiederei se ha usufruito di un mutuo per l'acquisto. Diciamo che l'80% delle famiglie italiane è proprietaria dell'immobile e un buon 70% di quell'80% ha acquistato l'immobile attraverso un mutuo ipotecario. Gli chiederei anche di quale importo e gli chiederei qual è oggi il suo debito residuo. Perché gli chiedo questo? Se inizialmente gli ho chiesto quanto vuol vendere l'immobile e ad esempio mi ha dato una cifra di 150.000 euro e guarda caso il debito residuo del mutuo è pari a 150.000 euro, campanello, luce, semaforo, ha ragione, nel senso che molto probabilmente quel cliente vuol vendere l'immobile a 150.000 euro perché vuole chiudere il mutuo. Scusate, bevo un po' d'acqua. Altra domanda che gli farei, sta usufruendo della moratoria prevista dall'ABI per sospendere il pagamento a causa della pandemia? Perché gli farei questa domanda? Perché se lui sta usufruendo della moratoria, molto probabilmente o era in difficoltà a causa della pandemia o era in difficoltà già prima. Molto probabilmente si rende conto che una volta finita la moratoria non riuscirà più a pagare la rata del mutuo. O, nascosta dietro a quella domanda, che è una domanda elegante, una domanda più diretta sarebbe
Caro signor Rossi, ma il mutuo che gli ha erogato la banca nel 2010, 2015, 2012, attualmente è in regolare ammortamento? Ma capisco che quella magari può essere una domanda un po' diretta, questa nasconde la vera domanda che dobbiamo, nasconde la vera domanda. Quindi, domande da fare per capire se il cliente è in difficoltà o meno. Andiamo avanti. Scusate, ho un calo di voce. Tossisco, ma tranquillo, sono super negativo perché ho fatto il tampone ieri, quindi ma ho un po' di tosse data da raucedine. Se faccio ricerca attiva e attraverso la ricerca trovo un cartello vendita giudiziaria RGE 28-2016, cosa faccio? Cosa fate adesso? Qualcuno mi scrive, cosa fate? Vi fermate o andate oltre normalmente? Sinceramente. Nessuno mi risponde? Guarda, la regia mi dicono di parlare un po' più lento, parlo quello non veloce. Quindi, normalmente, gli agenti immobiliari adesso mi dicono che quando trovano un cartello aste giudiziarie vanno dalla casa oltre, perché dicono che vuol dire che l'immobile è all'asta o mi occupo direttamente dell'asta, vado nel sito, vado a vedere se ho qualche cliente interessato, ma sicuramente non gli suono il campanello. No, dobbiamo suonargli il campanello, perché l'obiettivo nostro è quello di togliere quell'immobile dall'asta e venderlo nel libero mercato. Grazie, caramelle. E venderlo nel libero mercato. Ma come faccio? Se quando fate ricerca gli fate delle domande, anche quando trovo un immobile di questo tipo, devo fare delle domande. E la domanda più semplice è che quando il cliente si affaccia dalla finestra, si affaccia alla porta o al campanello, gli dico, ma caro signor Rossi, che il cognome è famoso in tutta Italia, se ci fosse la possibilità di vendere su immobile nel libero mercato cancellando i debiti, per lei potrebbe essere una cosa interessante? Cosa potrebbe dirci? Cosa potrebbe dirvi? No, assolutamente, io voglio rimanere qui debiti, voglio che il mio immobile vada venduto all'asta. Questa è una domanda semplice, banale, ma che apre tante, tante porte. Chiaramente sappiamo che nei vari corsi che di solito facciamo insegniamo anche a capire quello che è lo stato d'animo del cliente, può essere arrabbiato, può essere depresso, può avere una rabbia recondita data dal fatto che nessuno l'ha aiutato, che l'immobile è all'asta. Tutti questi aspetti comunque riusciamo a aiutare a comprenderli, a fare le domande giuste. Ma la domanda è più semplice, caro signor Rossi, se ci fosse una possibilità di vendere sui immobili nel libero mercato cancellando tutti i debiti, per lei sarebbe una cosa interessante? Questa è una domanda che appuntatevi da fare, che vi aiuta ad aprire tante porte. Questa è la ricerca attiva. I portali delle aste, ok. Come faccio? Quando uno dice, va nella sua provincia di riferimento, Treviso, Ancona, Milano, Belluno, e guarda nel portale delle aste, aste annunci, istituto vendite giudiziarie, il portale del tribunale, segna la zona di riferimento e gli escono tutte le aste. Adesso a Treviso, ad oggi c'erano circa 400 aste, ma ce ne sono circa 1500 ferme, che sono le aste sulle prime case. Come faccio ad andare a verificare se ci sono dei clienti da poter andare a contattare? Allora, vi do una bella notizia. Qual è il cliente che noi possiamo aiutare? 95, 80, 50% di clienti che hanno gli immobili all'asta. Possiamo aiutare il 100% di clienti che hanno gli immobili all'asta. Dopo andremo a vedere come. Quindi, questa è una notizia bomba, che ne vale solo l'ora e mezza che staremo insieme solo per questa notizia. Quindi dobbiamo verificare la perizia. Della perizia cosa andiamo a vedere? Andiamo a verificare i dati catastali. Con i dati catastali cosa facciamo? Andiamo attraverso tutti gli agenti immobiliari, hanno il programma Sister dell'Agenzia delle Entrate, e inserendo i dati catastali viene fuori il nome del cliente. Con il nome del cliente
e vedo dove è situato l'immobile, posso comunque andarlo a contattare e contattandoli faccio la stessa domanda che potrei aver fatto al cliente che ho trovato nella ricerca attiva diretta, e gli dico: caro cliente, se ci fosse la possibilità di vendere su immobile nel libero mercato anziché all'asta, sarebbe per lei una cosa interessante? Sì, mi dedica 5 minuti del suo tempo e gli spiego com'è? Perfetto. Quindi dai portali delle aste posso andare a ricavare tutta una serie di informazioni e di nominativi per andare a trovare clienti o famiglie che hanno bisogno. Chiaramente dal portale delle aste dovremo vedere, ci sono vari livelli di difficoltà nella procedura da applicare di saldo e stralcio, ma dopo andremo a visionarla. Clienti passati, ve l'ho già detto, utilizzando il database dell'agenzia, pochi lo fanno ma hanno risultati, vi invito a farlo, perché se lo provate vi troverete già 3-4 immobili in esclusiva a prezzo sui prossimi giorni, solo contattando i clienti passati, clienti che purtroppo sono in difficoltà. L'amministratore di condominio, tante gente sono anche amministratori di condominio, potrei contattarli o personalmente, e ho un campanello d'allarme quando le rate del condominio non sono pagate. Chiaramente con i saldi e stralci ci sono difficoltà crescenti. C'è una difficoltà bassa quando mi trovo di fronte a uno o due creditori. Tanti di voi avranno già fatto dei saldi e stralci. Chiaramente ho un unico creditore. Tante volte mi ha detto: guarda Luca, io ho fatto il saldo e stralcio, c'era solo la banca, ho chiamato la banca, ho raccolto la proposta a 120.000 euro, ho mandato via la proposta di acquisto e la banca ha accettato lo stralcio. Chiaramente l'errore più grave da poter fare è quello di transare inviando via la proposta di acquisto. Quindi questo, appuntatevi, è l'errore numero uno che normalmente viene fatto da tanti professionisti e degli agenti immobiliari in primis, che viene inviata la proposta al creditore. Difficoltà media da 3-4 creditori, già qui penso che il numero di voi che abbia fatto i saldi stralci diminuisca. Con 3-4 creditori, credetemi, le cose cominciano a farsi più difficoltose e la strada si comincia a essere in salita. Altra da 5 creditori in su, magari con interventi di Equitalia e quant'altro. Se ci sono delle domande, scrivetemi tranquillamente. Andiamo avanti. Domanda. Parlavo di Equitalia. Molte volte nelle procedure esecutive c'è sempre un terzo incomodo, un terzo o scomodo, chiamiamolo così, che è Equitalia. In una procedura esecutiva, qualora si sia insinuata Equitalia, sapendo che con Equitalia non si può transare, se voglio transare e togliere la procedura, devo farlo prima che Equitalia si insinui o iscriva l'ipoteca. Altrimenti, se non pago tutto, l'ipoteca, l'insinuazione non viene tolta. Quindi rispondetemi qualcuno di voi: se c'è Equitalia insinuata, è uno dei pochi casi, cosa facciamo? Visto che con Equitalia non si tratta, vi è capitato? Rispondetemi, qualcuno mi scrive via chat qualcosa se ha transato oppure no. Vediamo se qualcuno mi scrive, io non so se vedo le chat, forse devo uscire. Se lei Yasmin mi sente, per vedere la chat devo uscire o la vedo tranquillamente? Comunque andiamo avanti, vediamo, molto probabilmente, qua qualcuno no, mi dice non posso, eccolo qua, solo un attimo, vediamo un attimo. Allora, eccolo qua. Posso transare anche se Equitalia si è insinuata in una procedura esecutiva? Allora, vi do una bella informazione. Qualora Equitalia non abbia iscritto ipoteca, ma si sia solo insinuata in una procedura esecutiva, posso transare. In che modo? Ok. In che modo? Sapete che Equitalia, se fosse l'unico creditore, non potrebbe essere il creditore procedente
se stiamo parlando di prima casa, perché Equitalia non può pignorare un immobile adibito a prima casa, può solo insinuarsi. Facciamo l'esempio: la banca Pinco Pallo mi ha concesso il mutuo al signor Rossi, il signor Rossi non ha più pagato, parte la procedura esecutiva, atto di precetto, atto di pignoramento, viene iscritto l'atto di pignoramento, Equitalia si insinua. Prima non aveva scritto ipoteca, visto che c'è una procedura in corso. In quel caso lì, io posso transare quel creditore procedente che è la banca, vado dal il creditore procedente, deposita la rinuncia agli atti e il giudice dichiara estinta la procedura ed estromette Equitalia. Chiaramente estromette Equitalia, non cancella il debito di Equitalia, ma permette di fare la transazione con la banca, di vendere l'immobile, e Equitalia posso trovare una soluzione in maniera a sé stante, magari attraverso una rottamazione, attraverso la pace fiscale, attraverso la legge 3, e in quel modo là posso comunque vendere l'immobile, sistemare le pendenze che dirette, e Equitalia rinviare a un secondo momento il problema con Equitalia. Non so se lo sapevate, non so se l'avete mai utilizzato, sapete che se vi capita una procedura di questo tipo dove Equitalia è insinuata, si può procedere senza nessun problema. Andiamo avanti. Ok, le false credenze. Abbiamo inserito questa slide perché negli anni, in 16 anni, abbiamo sentito un po' di tutto. Chiaramente chi fa saldi e stralci dice, vabbè, fare saldo e stralcio è una cosa semplice, perché la banca si accontenta di poco. Quante volte lo avete sentito dire, quante volte lo avete detto? Ormai andate anche a fare la spesa dal fornaio, dal panettiere, dal fruttivendolo, tutti sono diventati esperti di saldi e stralci. Ah, mamma mia, la banca, ma la banca sono pieni di immobili, la banca non è piena di immobili, è piena di crediti deteriorati, che è una cosa diversa. Se gli dai qualcosa, sicuramente ti libera, perché il mio amico, l'amico del mio amico mi ha detto che ha fatto questo l'anno scorso, non sapendo di cosa si trattava, non sapendo la dinamica e la situazione economica e finanziaria dell'amico, ma sentite dire questo: la banca ha ceduto il credito ad un service ad un prezzo vantaggioso. Mi dicono che le banche adesso sono obbligate a dar via i crediti poco più di zero, quindi chi lo ha acquistato, se io gli do un po' di più, sicuramente transerà super facilmente. È una falsa credenza anche questa, non è così, dopo andremo a vedere. Tanti dicono non ho nulla da perdere. Come non è nulla da perdere? 10 anni fa non avevi nulla da perdere, adesso hai tanto da perdere, perché una volta, quando nel 2004 iniziavo a fare saldi e stralci, una volta chiuso l'operazione di saldo e stralcio, le banche e gli uffici legali dedicati archiviavano la procedura, la pratica. Adesso la procedura rimane sempre attenzionata, e nel momento in cui dopo l'asta è rimasto un credito, un delta da pagare, nel momento in cui uno inizia a lavorare o ha un attivo credibile, la banca, attraverso l'ufficio legale competente interno ed esterno, procede con il pignoramento. Quindi tutte le persone hanno tanto da perdere, sempre. Falsa credenza, tuttora ci sono i clienti che dicono ok, ma se la banca mi vende la casa all'asta, dopo io sono libero dei debiti. Ho sentito anche questo, perché la banca dopo non... No, è una falsa credenza. Ma quindi, se queste sono false credenze, quanto offriamo ai creditori? Quanto offriamo alla banca? Percentualmente, con fatto 100 un debito, secondo voi, dalla vostra esperienza, da quello che avete sentito dire, da quei corsi che avete fatto e quant'altro, quant'è percentualmente che possiamo offrire in livello percentuale al creditore? Uno che mi scrive una percentuale, 0,1, 10, 50, 80, 90, per fare in modo che la banca accetti in maniera concreta e soddisfacente la nostra proposta.
Mi scrivete una percentuale? Qualcuno mi scrive una percentuale, vediamo qui. Ok, ma intanto guardo dove siete, siamo parecchi. Mi scrivete una percentuale perché non voglio dirvela io. Magari io vi do quella sbagliata. Dai, che andiamo avanti. Qualcuno mi scrive una percentuale. Non mi dite che nessuno ha mai fatto, non ha mai fatto un saldo e stralcio la prima volta. Ok, ve la do io, vi do la percentuale, quella che scrive, avete, perlomeno scrivetemi se avete carta e penna, perché questa percentuale dovete segnarla, perché è il must delle transazioni, è quello che dovrà rimanervi sempre. Come si vede? Qualcuno sta scrivendo, io non vedo, però, quindi vediamo un attimo. Ecco, vi faccio vedere la percentuale, e questa è la percentuale che quando voi applicate non sbagliate mai. Eccola qui. Ah, no, mi sono sbagliato, signore, non c'è nessuna percentuale. Non c'è nessuna percentuale perché? Perché non c'è una percentuale fissa da dover dare alla banca, perché sarebbe una falsa credenza. Do il 50, col 50% chiudo i debiti. Qua mi dico che stanno scrivendo, ma io non vedo nulla. Devo capire perché. Chiedo sempre a Yasmin se è collegata, che è qui sulla stanza a fianco, se mi darmi una mano, così per capire. Quindi vi ha portato fuori strada, non c'è una percentuale. Per dare una percentuale, prima devo verificare la posizione del mio cliente. Quindi devo fare uno schema. Questa è la cosa importante che dovete segnarvi. Devo fare uno schema con gli attivi e i passivi, valore dell'immobile, valore delle altre proprietà. Il vostro cliente potrebbe avere ipoteca sull'immobile. Tutti i colleghi scrivono, ma gli altri io non vedo. Potrebbe avere l'ipoteca sull'immobile, forse qui no. No, ma io non vedo qui, loro. Ma io perché prima vedevo, però. Ok, non vedo quello che scrivete, ma andiamo avanti, vediamo. Proviamo un attimo. Ok. Quindi, se io ho un'ipoteca e la banca ha messo l'ipoteca su un immobile, non è che ho quell'immobile e basta. La banca attenziona tutto il patrimonio, quindi devo fare uno schema con gli attivi e i passivi. Quindi devo mettere il valore dell'immobile, devo capire se ha anche altre proprietà, altre proprietà o altre quote di proprietà, e devo verificare i redditi disponibili, gli stipendi, quote societarie, rendite, e mi faccio tutto il mio schema degli attivi. Devo fare uno schema degli passivi, devo il mutuo in essere, altri finanziamenti in essere, o altri creditori, o Equitalia, o fiduzioni prestate ad altri soggetti. Io ho fatto il mutuo, ma a mia volta ho fatto da garante a mio fratello, quindi è un passivo per me. Comunque, il garante, quando voi fate garante a una persona, non è che, come dice la banca, raccogliamo una garanzia, tanto è solo pro forma, la mettiamo qui nel cassetto, non verrà mai utilizzata. No, quello è un debito che voi avete nelle spalle e viene segnalato. Chiaramente la verifica negli attivi, anche se avete ricevuto delle garanzie, una volta fatti questi schemi, è importantissimo. Questo è praticamente, possiamo dire che questo è veramente il nocciolo dove si forma una proposta transattiva. Quando viene fatto lo schema, questo schema, quello è la parte fondamentale di una buona riuscita di una transazione. Ok? Quindi non dipende, perché molto spesso cosa accade adesso? Che uno dice, ok, ho raccolto la proposta, 100.000 euro, le invio alla banca. Ok, ma 100.000 euro in base a cosa? Perché hai raccolto la proposta su quel singolo immobile, ma se su quella posizione il cliente ha altre proprietà attualmente libere, ma essendo libere, è ripartita. Boh. Adesso, Yas, è ripartita? Io non vedo niente comunque. Ecco qua. Ah, beh, è ripartita. Adesso potete scrivermi anche potete anche offendermi se volete. Adesso vedo tutto. Quindi la cosa fondamentale è non che io, il cliente ha un mutuo su un immobile, io raccolgo la proposta e la mando alla banca.
perché se quel cliente ha altri immobili liberi da ipoteche, quegli immobili sono liberi ma potrebbero essere comunque aggrediti nel caso in cui la banca si rendesse conto che l'immobile posto a garanzia non soddisfa la propria creditoria. Quindi questa è la cosa fondamentale. Valore di immobile, valore delle altre proprietà, vi ho spiegato il perché. Perché la banca, quando guarda un cliente, guarda nel suo a 360 gradi. Guarda se ci sono delle garanzie prestate a favore di quel cliente. Perché se la mamma e il papà... ok, perfetto, abbiamo detto 40, 50, 75% avevate scritto. Bene, grazie. Se offriamo il 100% sono sicuro che la banca accetta. Però non è quello, sto facendo un passo indietro, non è quello il motivo. Quindi, valore dell'immobile, importante. Altre proprietà, ho una quota, ma una quota di un quinto, di un sesto, di un ottavo. È un valore. Quindi la banca lo valorizza. E nel caso qualcuno ha la falsa credenza che dicono ho una quota di una proprietà, ma tanto nessuno andrà a comprarla all'asta, è una falsa credenza, perché la banca non manda la quota all'asta, manda l'intero e si soddisfa per la quota quando sarà venduto. Quindi anche quella è una falsa credenza. Verifica delle garanzie. Ho il nonno, lo zio, il papà che ha prestato garanzia. Chiaramente il papà cosa fa? È dipendente, è pensionato. Lo zio cosa fa? Ha un'attività, anche lui a sua volta ha altri immobili liberi, che quello fanno parte degli attivi. Degli stipendi. All'epoca non pagavo più la rata perché non lavoravo, adesso ho ripreso a lavorare, faccio il trasportatore, faccio il camionista, prendo 2.500 euro al mese. Ha un valore quello stipendio? Certo che ha un valore, perché la banca potrebbe pignorare lo stipendio. Tante banche partono prima col pignoramento presso terzi dello stipendio, ancora prima di partire col pignoramento sull'immobile, perché mettono già una bandiera sullo stipendio, quindi mettono già una protezione, una loro protezione sullo stipendio. Quindi se non pagavate la rata, il cliente non pagava la rata prima, adesso la pagherà comunque. Ho delle quote societarie, devo verificarlo. I passivi, mutuo in essere, altri finanziamenti, altri creditori, Equitalia e fiduciari. Quando ho fatto tutta questa bella questo bello schema, che è la cosa fondamentale, cosa devo fare? Devo verificare la centrale rischi, la CRIF. Sapete che sulla centrale rischi Banca d'Italia ci sono esposizioni debitorie sopra i 30.000 euro, sotto i 30.000 euro c'è la CRIF di Bologna. Devo fare una visione ipocatastale, devo leggere l'atto di compravendita, l'atto di mutuo, l'analisi delle procedure esecutive ed eventuali intervenuti. Andiamo a vedere uno per uno. Centrale rischi è, devo il cliente, mi firma una bella delega, faccio una richiesta alla centrale rischi e mi manda il report degli ultimi 10 o 20 anni di tutte le esposizioni bancarie che ha avuto il cliente, che segnalate presso la Banca d'Italia, di istituti di credito o istituti finanziari. Quindi verifico quanto è il suo debito, chi è la banca e altre cose. La CRIF, perché vedo se ha anche altri debiti, perché ovviamente se io devo transare una posizione, se vado da uno specialista a fare una visita generale, mi guarda non solo, mi ascolta non solo il cuore, ma mi ascolta anche i polmoni, mi verifica se ho altre problematiche. Quindi quando viene da voi, quando ne devo fare una proposta, devo fargli un'anamnesi completa del cliente, quindi faccio la centrale rischi, la CRIF, vedo se ha altri debiti con finanziari, perché magari ha la carta di credito revolving che non pagava, ha comprato la macchina e non sta pagando. Faccio una visura un po' catastale per capire, prima faccio una visura per capire se ha anche altri beni, no? Perché dicono solo questo bene, dopo in realtà faccio una visura e ci accorgiamo che mamma mia, in realtà signor Rossi, ma ho visto che ha anche delle quote. Ah sì, perché 5 anni fa è venuto a mancare mio papà, mia mamma, ma quella è un'eredità, ma è poca cosa. Io in realtà neanche centro su quell'eredità, perché è già suddivisa a voce con i miei fratelli e io neanche c'entro. Sì, ma dal punto di vista dei documenti, quella piccola quota è sua. Devo guardare l'atto di compravendita. Perché guardo l'atto di compravendita? Vado a verificare quanto
quando ha comprato l'immobile, quanto lo ha pagato e perché? Perché vado a fare una comparazione con l'atto di mutuo e vado a verificare se nell'atto di mutuo, che sapete che nell'atto di mutuo è un credito fondiario, cosa vuol dire credito fondiario? Che l'intervento della banca rispetto all'acquisto non deve essere superiore all'80%. A volte leggendo gli atti ci accorgiamo che l'intervento, l'acquisto era 100.000, l'intervento era 120, 125, 130.000. Quindi era tutto fuorché un atto di mutuo fondiario, ok? Quindi leggo l'atto, mi guardo la centrale di rischi, mi faccio la CRIF, faccio le misure catastali e ipocatastali. Perché ipocatastali? Perché vado a verificare il passato del cliente, se c'è il credito, l'ipoteca volontaria, c'è l'atto di vendita, e vado a verificare che non ci siano altre ipoteche giudiziali o magari la banca, il cliente magari lo sa o non lo sa, ha già trascritto il pignoramento. Quindi leggo l'atto di compravendita. Cosa devo andare a vedere l'atto di compravendita? Cose essenziali. La cosa importante da andare a vedere è quanto ho pagato quell'immobile nella determinata data. Vado a vedere l'atto di mutuo, vado a vedere se è scritto mutuo fondiario e in realtà abbiamo dato, la banca ha erogato una percentuale maggiore, sappiamo che potrebbero esserci delle anomalie, anche delle è una delle possibili cose per la nullità dell'atto. Quando ho fatto tutto questo, magari c'è una procedura esecutiva in corso, il cliente mi dice, no, ma io ho il debito solo con la banca. Tante volte, ma quante volte ci capita? Ho il debito solo con la banca. Bene, il cliente, voi andate avanti a fare la bella procedura di saldo e stralcio, arrivate anche alla fine, arrivate che dovete avete fatto la visura, avete letto solo che c'è il pignoramento e alla fine risulta che ci sono degli altri creditori intervenuti. Vuol dire che nel pignoramento qualcuno ha detto anche io avanzo un euro. Quindi bisogna fare una analisi della procedura esecutiva degli eventuali intervenuti. Devo capire se ci sono altre persone che saldano. Perché a maggior ragione se io devo fare una proposta alla banca e c'è qualche creditore intervenuto, sempre la falsa credenza che dicono, il creditore intervenuto, siccome il creditore ipotecario è di primo grado assorbente, quelli dietro non prendono nulla. A volte è così, a volte quello che è dietro dice, siccome tu mi hai contattato, vuol dire che stai trovando la definizione, caro amico, io voglio che tu mi paghi qualcosa, è vero che non prenderai nulla, ma visto che sei venuto a chiedermi, adesso questo piacere che devo farti devi pagarlo. Quindi devo capire anche se sono altri creditori intervenuti, perché se il cliente non ha soldi, dall'offerta che io devo fare alla banca devo togliere quello che devo dare, i 5.000, 10.000 euro agli altri creditori. E se mando via la proposta di acquisto e do tutti i soldi ai creditori primo grado e ci sono degli intervenuti, la proposta salta. Ok? Perfetto. Abbiamo visto, quindi, quanto andiamo a offrire? Ho sentito il 40, il 50, il 75%. Riepilogo, l'importo da offrire è la risultanza dell'analisi delle attività aggredite o aggredibili e le passività in capo all'esecutato e le iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile. Ok, quindi quella percentuale deriva, che si trasforma in percentuale, ma deriva solo dalle attività aggredibili. Cosa intendiamo per attività? Patrimonio immobiliare, quindi immobile, quote e quant'altro, stipendi, che è aggredibile anche quello. Quindi da quell'analisi lì, in base anche a quello che il debito che l'ha esecutato, scaturisce una percentuale. Ok, se laddove io sono in fase di il cliente viene da me in via preventiva mi dice che praticamente si trova nella categoria degli UTP, nel senso che è quello che è improbabile che non paghi perché ha già saltato 3-4 rate, ma quando arriverà 6-7 andrà in sofferenza. Chiaramente potremo anche, per essere più performanti con la trattativa, verificare se c'è la possibilità di, dal punto di vista legalmente corretto, di mettere in sicurezza magari le altre proprietà che ha il cliente, o altro, lo stipendio che ha il cliente, la garanzia che ha il cliente. Sono
delle attività, delle azioni legali che si possono fare per mettere in sicurezza a volte le proprietà, in modo tale che nel momento in cui io vado a transare con la banca mi dice: no, ma tu avevi anche una quota, tu avevi anche, hai anche, eccetera. Sì, ma quella quota attualmente si trova in una situazione giuridica che non è come quella che avevi 3 anni fa, è cambiata, e in quel caso lì abbiamo la possibilità di transazioni in maniera più performante con il creditore. Se avete delle domande, fatemele. Quindi non è una percentuale, ma è la risultanza di uno studio, di un insieme di più dati. Quando i clienti vengono da noi e quando i nostri consulenti, quando hanno iniziato, dico: ma quanti documenti, Luca, quanti documenti devo chiedergli? Io dico solo una cosa: ogni documento sono 10.000 euro in meno che diamo al creditore. Quindi vedi tu. Quindi i documenti servono per a fare una proposta adeguata, veritiera e certa ai creditori. Perché il creditore, buttata là una cifra, vi chiederà: ma è sposato, non è sposato, quanti figli ha, cosa prendono i figli, altre quote, quindi che stipendio ha. Quindi tutte quelle domande che verranno fatte noi dobbiamo prevenirle e studiarle ancora prima del creditore. Ok? Se noi se con la definizione il saldo e stralcio possiamo chiudere tutte quelle posizioni che possono avere 1, 2, 3, 4, anche 5 creditori intervenuti. Laddove però magari c'è Equitalia che ha messo l'ipoteca lì, prima vi ho dato la bacchetta magica, abbiamo fatto sparire il debito Equitalia sull'immobile, gravame. Ma quando c'è l'ipoteca, Equitalia non si schioda. In quel momento lì vuol dire che io non posso più fare un'operazione di saldo e stralcio, potrei agire attraverso utilizzare la legge 3/2012, che la definizione ve la do velocemente, anche meglio conosciuta come legge antisuicidi, è quando c'è una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte, cioè tra i debiti che ho contratto, e il patrimonio liquidabile per farvi fronte. Quindi vuol dire patrimonio liquidabile cos'è? Attivi, sempre schema attivi passivi. Proprietà, stipendi, proprietà mobili iscritti nei pubblici registri, macchine, motorini e quant'altro, e non ho più la possibilità di farvi fronte neanche liquidando le attività che ho. Quindi sono, a volte che il sito tribunale può dire un'espressione di vendita, secondo me sia solo la banca, posso procedere chiaramente. Il Sergio Toccacelli, sono Toccacelli, dice: ma se c'è un immobile all'asta e in pendenza d'asta, posso procedere togliendo l'immobile dall'asta e stralciando? Certo che sì. Noi il giorno 24 c'è un'asta nel tribunale di Forlì e ci stiamo attivando per transare. Quindi tanti dicono: ma ci manca. Attraverso la nostra collega, la dottoressa D'Amico, stiamo facendo questo. Ieri sera parlavamo e ma abbiamo poco tempo. Per noi, dopo 16 anni, una settimana, abbiamo un mondo di tempo davanti, no? Quindi c'è la possibilità. Io ho dato, volevo portarvi, mettere in sicurezza, chiaramente, se io sono. Rispondo a qualche domanda, tanto abbiamo tempo. Per mettere in sicurezza, qualcuno dice: ma vuol dire mettere, fare un usufrutto, fare assegnare al coniuge un'assegnazione al coniuge separato, un fondo patrimoniale? Tutto è possibile, ma sappiamo che tutte queste azioni sono entro i 5 anni sono soggette a revoca. Chiaramente potrei farla, perché potrei creare così un fastidio, ma attualmente gli avvocati sono così veloci che arriva la revoca ancora prima che voi state pensando di fare un fondo patrimoniale, la banca ve l'ha già revocato, quindi non è possibile. Ci sono altre possibilità, per esempio dobbiamo fare delle cose che non siano revocabili, o devo farle revocabili ma con testa, perché devono avere una valenza giuridica,
ma per dire mi ha avuto il trust, ok, sì, state andando su cose complicate, tutto quello che io faccio entro i 5 anni dal nascere della situazione di sofferenza, diciamo di criticità, sono revocabili. Una cosa, io abito a Montebelluna, che praticamente una volta era una zona di poco più una zona di campagna, adesso è la città conosciuta, la città dello scarpone nordica, Geox, Lotto, però diciamo ho origini contadine, quindi mi piacciono le cose più semplici. Per esempio, se non è ancora arrivato il pignoramento, se io facessi su quell'immobile un bel contratto di affitto, il contratto di affitto è opponibile alla procedura, posso farlo per 8 anni, fino a 8 anni, più 6, più 10, è possibile, non devo neanche trascriverlo perché sono inferiori ai 9 anni, quando la banca farà il pignoramento si troverà il contratto di affitto. Il contratto di affitto è opponibile alla procedura, è vero che l'immobile potrebbe andare all'asta, ma è anche vero che chi andrà a acquistare un immobile affittato, domanda, questa è una delle, ve ne dico una, posso dirvi tutte le altre, ma sono cose semplici, perché tutte le cose complicate, più complicate sono, più magari più facilmente ce le smontano anche. Quindi devo fare o devo mettere in sicurezza quando sono tranquillo. Adesso sto pagando la rata, faccio il fondo patrimoniale, faccio il diritto di abitazione, il diritto di abitazione, comunque se ho già l'ipoteca non è opponibile alla procedura, posso fare mille cose, però una cosa semplice è anche il contratto di affitto. Quindi, laddove non posso utilizzare il saldo e stralcio, perché c'è un'ipoteca in Equitalia, mandiamo via il cliente, lo facciamo che utilizzi proprio la legge, non utilizzi la legge, ma utilizzi l'acronimo, cioè si suicida, no. Possiamo intervenire attraverso la legge 3. Quindi, qualsiasi cliente che abbia debiti superiori al patrimonio liquidabile e non ci sia la possibilità di trovare un accordo saldo e straccio, con la legge 3 posso transare tutti i debiti e riportare in bonus il nostro cliente. La legge 3 chiaramente è fatta per i consumatori e altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari. Tutti possono utilizzare la legge 3 tranne quelli che sono soggetti alla legge fallimentare, perché c'è una procedura dedicata a loro dal tribunale. È una nuova legge per sanare i debiti, si chiama anche Fresh Start, è nata nel 2012, decreto attuativo 2015, nell'ultimo periodo se ne sente parlare un po' di più. Ecco qui, la legge 3 si suddivide tra piano al consumatore, proposta di accordo e liquidazione del patrimonio. Siccome adesso vedo che sono io, va bene, non è solo 16 anni che fanno questa attività, vi ho spiegato da dove derivo la mia esperienza professionale e di studio, ma ultimamente vedo che ci sono tanti guru in internet, che tutti quelli tra l'altro che prima si occupavano di contenzioso bancario, quindi facevano la guerra alle banche per l'anarchicismo, per l'usura, per tutte quelle baggianate che non portavano via solo soldi ai clienti, ma risultati, percentuali di risultato positivo per i clienti, forse il 5%, e gli altri 95% veniva solo bastonato dai tribunali. Attualmente c'è stata una sentenza che comunque ha definitivamente sistemato la questione sull'usura, e si sono messi a proporre la legge 3 e stanno dando anche da tanti di voi, agenti immobiliari, dico guarda che con la legge 3, caro cliente, il cliente anche se ha ipoteca Equitalia, gli dà una mano a vendere l'immobile lo stesso. È vero? Qualcuno di voi è stato contattato? Con la legge 3 si vendono più immobili? Posso cancellare il debito? È chiaro che con la legge 3, prevede un accordo giudiziale dove, per esempio, con il piano del consumatore, la liquidazione, io ve lo dico in due parole, posso presentare un piano al giudice, i creditori sono estromessi dalla votazione, quindi non viene richiesto loro
il loro consenso e il giudice omologa il piano cancellando tutti i debiti e dismettendo i beni, gli attivi. Parliamo, se io parlo di attivi e passivi, perché ci rifacciamo allo schema che ho fatto prima. Ricordatevi, attivi e passivi è una parola ricorrente, ma è che deve essere utilizzata correttamente. Quindi, vendendo gli attivi, che magari ho attivi per 200.000 euro e passivi per 1 milione di euro, vendendo quegli attivi io posso cancellare 1 milione di euro. Ma quegli attivi, dove ci sono anche dei beni immobili, devono essere venduti, certo. Ma voi agenti immobiliari, con questa legge, potete vendere più immobili? Domanda? Non so se si è bloccato ancora il mio messaggio, qualche collega, mi risponde a qualche collega magari, mi dica sì o no, così vedo se le mie mi arrivano le risposte. C'è nessuno che mi risponde? Si è ribloccato? Eccolo qua. Ah, no, non saprei. Sofia Ramini, sì. Vittorio Pianon, sì. Fiorella Vettori, sì. Okay, si vendono più. Gli agenti immobiliari vendono più immobili. Eccolo qui, anche qui. Già Orsi, sì. Tutti dicono sì. E io cosa dico? Io sembro, sapete che sono, io vado sempre, Giovanni Tassinato dice no, mi piacerebbe chiedere perché, ma ok. Io dico da... Utilizzo il nome di un partito che non c'è più, da buon democristiano sto al centro e dico ni, quindi non dico né sì e non dico neanche no. Perché? Perché la legge 3, con la, inizialmente appena istituita, prevedeva anche la trattativa privata, quindi io proponevo col mio bel piano, come facciamo noi tuttora, leghiamo a tutti i piani le proposte di acquisto, e il giudice dice ok, sì, il piano è valido, vendiamo anche per trattativa privata. È cambiato. Adesso la procedura, ogni piano, accordo, liquidazione, piano del consumatore, prevede che su una procedura di sovraindebitamento la vendita deve essere fatta tramite una procedura competitiva, tramite un'asta competitiva. Quindi, cosa voglio dire? Io mi sono andato da fare, il cliente indebitato è venuto da me, gli ho trovato l'acquirente per acquistare l'immobile, faccio la proposta, la GF Associati, l'avvocato di turno fa il più bel piano del mondo e viene anche omologato, vado all'asta e udite, arriva il mio vicino, l'agente immobiliare vicino, che dice guarda che bel immobile, offro un euro in più e si porta a casa l'immobile. Quindi con la legge 3 posso vendere più immobili, l'asta competitiva. Attraverso, è possibile agevolare il cliente all'acquisto di un immobile con una procedura competitiva utilizzando a nostro favore le disposizioni previste dalla legge. Sto dicendo, non è che facciamo turbativa d'asta, ecco, tanto per parlare in maniera concreta, non facciamo turbativa d'asta, ma attraverso i meandri della legge c'è la possibilità di fare in modo che il cliente che noi ci siamo attivati per dare una mano a togliere tutti i debiti a quella famiglia indebitata e abbiamo trovato un cliente che voleva acquistare quell'immobile, si è anche atteso qualche mese o qualche 6 mesi per poter fare la procedura, non vorrei che quel cliente dopo 6 mesi che si è adoperato per dare una mano alla famiglia si trova, l'altro si trova senza debiti, ma il nostro cliente si trova senza casa e il vostro cliente e voi vi trovate senza commissioni. Quindi è possibile, le procedure competitive, i sovraindebitamenti che attualmente noi abbiamo gestito tutti sono andati a buon fine con l'acquisto da parte del cliente raccolto dall'agenzia immobiliare. Però normalmente io so che anche qualcuno di voi che è presente oggi si è lamentato dicendo ho lavorato mesi con l'avvocato e dopo il giudice è stato mi ha fatto lo scherzetto e ha fatto l'asta. Il giudice non ha fatto lo scherzetto, ha utilizzato quello che ha previsto, quello che prevede la legge, siccome la legge 3 deriva dalla legge fallimentare, la legge fallimentare gli immobili attraverso un fallimento vanno venduti solo attraverso l'asta. Però sulla procedura, la legge 3 potremmo fare, c'è cioè, la possibilità di creare qualcosa. Ecco, ok. Andiamo adesso velocemente, faccio vedere anche
qualcosina dei case history sulle saldo stralcio e legge 3 per capire anche cose che abbiamo fatto con proposta di accordo. Questo è un accordo, vuol dire che il giudice, i creditori sono stati estromessi dalla votazione e il giudice ha omologato il piano. Questo è recentissima, un anno fa, che siamo nel 2021, 9 gennaio 2020. Qui c'era la vendita di un immobile e l'immobile è stato aggiudicato dalla persona che attraverso l'agenzia aveva fatto la proposta. Questo è un altro piano del consumatore, sempre in provincia di Treviso, questo 2019, sempre omologa il piano. Ne faccio vedere tanto per capire. Liquidazione del patrimonio, questa è stata seguita dalla dottoressa Bigolin, Tribunale di Ancona. Qui si parla di, questa la faccio sempre vedere perché è sempre del 2019, ma si parla di 21 milioni e 500 mila euro di debiti. Ok, 21 milioni e 500 mila euro di debiti. Quel cliente che è entrato in quell'agenzia ha detto: ehi là, hai un debito di 22 milioni di euro, non è caduto sotto il tavolo. Ha capito che c'era la possibilità e gli abbiamo fatto una liquidazione del patrimonio, il giudice ha omologato la liquidazione e adesso stiamo vendendo le proprietà attraverso le agenzie immobiliari. Per gli stralci, la differenza tra stralci e procedure esecutive fallimentari, sicuramente sì, non si può fare uno stralcio, una procedura fallimentare, perché l'unico modo per vendere l'immobile e per stracciare è attraverso un'asta competitiva. Quindi quando c'è un fallimento non si può intervenire. Andiamo avanti velocemente. Allora, abbiamo visto che la cosa più importante però in una proposta transattiva, o anzi non abbiamo visto ma andiamo a vedere, cos'è? È quanto si offre. Chiaramente più offro, più possibilità ho di stralciare. Anche questa è una falsa credenza. La cosa più importante non è la cifra, ma è lo studio che abbiamo fatto prima degli attivi passivi. Quanto si offre? No, non è la cosa più importante. Dopo questo, ok, lo dico dall'alto del mio paesello di 30.000 abitanti, quindi sempre da origine contadina, però non è la cosa più importante, questo dato da 16 anni di esperienza e dagli studi fatti, essendo anche dopo per 10 anni ho lavorato anche dall'altra parte. Quindi faccio vedere qui, c'era un debito di 290.000 euro, abbiamo stralciato a 56.000 euro. Quindi se è importante quello che si offre, se così fosse, la banca, questo è Prelio, sarà luglio 2020, non dovrebbe aver accettato questo importo. Con questo importo, chiaramente, questo stralcio è stato frutto di una vendita immobiliare attraverso un'agenzia immobiliare, non attraverso di noi. Quindi andiamo un attimo avanti. Debito 600.000 euro, stralcio 170.000 euro. Questa stralcio, ve lo spiego, così andiamo a verificare. Si chiama l'Alessandra Gallo di Verona, agenzia Yama House, che c'è oltre che un rapporto professionale, adesso anche di amicizia, ma diciamo all'epoca professionale. Il cliente entra in agenzia, dice: io dovrei vendere questo immobile, ma ho un debito residuo sull'immobile di 600.000 euro. Caspiterina, come possiamo fare? Quel cliente aveva un altro immobile di proprietà. Quindi, immobile di proprietà 1, immobile ipotecato, immobile di proprietà 2, libero da vincoli ipoteche. Cosa abbiamo fatto? Con l'Alessandra Gallo ci ha chiamato, abbiamo fatto un'analisi degli attivi passivi, abbiamo visto che c'era un altro immobile che il cliente ha detto ma quello non ha ipoteche. Sì, ma non ha ipoteche, ma domani mattina l'ipoteca potrebbe arrivare. Con l'analisi degli attivi passivi siamo arrivati, valutando il valore, valutando l'immobile, valutando tutte le cose, siamo arrivati a una cifra da proporre alla banca di 170.000 euro.
La banca ha accettato i 170.000 euro, nel frattempo avevamo messo in sicurezza anche l'altro immobile, quindi il cliente con 170.000 euro ha cancellato 600.000 euro di debiti e ha salvato un immobile. Chiaramente, se l'Alessandra Grallo in quel momento avesse detto il debito è troppo importante, è impossibile, e alla banca non fosse arrivata una proposta transattiva dettagliata nei numeri, nella ricerca e nei dati inseriti con tutto lo studio fatto, non avrebbe mai accettato 170.000 euro. Chiaramente, perché 170.000 euro nei confronti rispetto a 600.000 euro, 170 diviso 600 è il 28% della creditoria. Ha accettato e sul subito ci ha detto di no. Perché ci ha detto di no? Ci ha detto di no perché aveva una perizia, una perizia di controllo con un importo molto alto. Quindi abbiamo detto, inutile in quel momento lì, inutile che parliamo di cifre, perché prima dobbiamo individuare quel bene o quei beni messi a garanzia, cosa valgono. Se io dico che valgono 100 e lei dice che valgono 500, non potremo mai metterci d'accordo. Anche se io arrivassi a darle il 200.000 euro, la banca mi direbbe di no. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto fare una perizia di controllo dalla banca, dove si è resa conto che quel mutuo fatto all'epoca era stato fatto un mutuo, perché tra l'altro il credito dopo era stato fatto da Popolare di Vicenza, quindi il credito è stato acquisito da Intesa San Paolo. Popolare di Vicenza, ecco perché è importante leggere i dati, perché ci siamo accorti che il mutuo fatto su quella casa era stato fatto non per l'acquisto, ma per sanare una posizione debitoria societaria del cliente. Quindi abbiamo detto, noi ti diamo 600.000 euro, anche se la casa ne vale 250, non ci interessa, perché trasformiamo un credito aziendale di una società fallibile, lo giriamo a un soggetto non fallibile. Quindi hanno fatto un mutuo spropositato, che non aveva nessuna neanche valenza giuridica, ma all'epoca il cliente non se n'era accorto. Si è andati a ritroso, abbiamo fatto valutare queste cose alla banca e la banca ha accettato 170.000 euro. L'immobile è stato venduto e abbiamo salvato anche la seconda casa. Ok? Difficoltà alta. Questo vediamo, è un debito di 3 milioni e 300, abbiamo fatto uno stralcio di 1 milione e 100, qui si trattava di circa 16 o 18 immobili attraverso un mutuo concesso a una società immobiliare per la costruzione di un convegno immobiliare. Il credito è stato dopo ceduto a un service, il quale aveva chiaramente la disposizione di recuperare il credito. C'erano anche delle fiduzioni collegate, in parte capienti, e questa è stata segnalata attraverso l'agenzia Pellizzari Bassan della Silva Pellizzari. Il cliente si è rivolto a lei dicendo, pensando che la cosa fosse disperata, stavano tra l'altro pensando quasi di portare i libri in tribunale per poter fallire, perché non c'era nessuna possibilità di poter trasare. Abbiamo fatto un'analisi degli attivi passivi, un'analisi dettagliata con le agenzie immobiliari degli sottostanti, facendo una valutazione immobile per immobile, garage per garage, scala per scala, e abbiamo attuato una transazione a 1.100.000, dando 12 mesi o forse anche un po' di più di tempo per rientrare del debito, vendendo piano piano le unità immobiliari. Quindi noi abbiamo transato, gli immobili sono stati venduti, e sapete che una posizione transattiva si chiude quando? Si chiude solo nel momento in cui tutte le parti sono soddisfatte. Quindi devono avere vantaggi la banca o il service, il creditore che ha il debito e l'acquirente. In questo caso qua, con i vostri interventi attraverso il saldo e stralcio con la legge 3, potete cancellare e portare a nuova vita tutte le persone che hanno debiti vendendo gli immobili. Questa difficoltà alta, sì, ma con la giusta professionalità, questo è un saldo e stralcio. Non quello che ho il debito con la singola banca. Vi faccio un esempio, ma io
Ho il mio amico avvocato che fa saldi e stralci. 10 giorni fa, 2 settimane fa, è arrivato da noi un agente immobiliare, il signor Ernesto Leo, che aveva questa situazione. Aveva una cliente con un debito di 260.000 euro, tra debiti diretti e indiretti. Lui ha trovato da vendere l'immobile e l'avvocato ha proposto alla banca immobili in pendenza d'asta, valore 180.000 euro. Prezzo base 160, prezzo minimo 120.000 euro. L'avvocato ha fatto una bellissima transazione a 160.000 euro, previo il versamento immediato di 50.000 euro. L'acquirente che aveva fatto la proposta ha detto: io non verso 50.000 euro non avendo la libertà e essendo ancora l'immobile con il pignoramento e quant'altro. È saltata l'operazione. Quindi l'immobile, da un'ottima transazione, che poteva essere un'ottima transazione, è saltata. Quindi c'era un solo creditore, cose semplici. Il cliente è venuto da noi, ha parlato con l'avvocato, ha deciso di dare mandato a noi, noi abbiamo rifatto la transazione, il cliente hanno riaccolto la proposta di acquisto, non dico la cifra, ma quanto abbiamo transato, visto che dopo un mese siamo intervenuti noi e abbiamo transato non a 160 ma a 120.000 euro. Quindi non è importante la cifra che offro, ma è importante quello che scrivo e come do quella cifra, da dove deriva quella cifra. Se do 160.000 euro, ma i 160.000 euro non sono realizzabili, è una cifra che non porta da nessuna parte. Ecco qui. Perché conviene operare in questo mercato? Ve lo dico subito, con questo schema è molto semplice. Perché potete guadagnare in maniera di più e in maniera etica. Facciamo un esempio con un immobile nel libero mercato. Un immobile da 110.000 euro, con un po' di trattativa, riuscite a venderlo a 100.000 euro. Potete prendere 3% di provvigioni della parte acquirente e della parte venditrice, guadagnate 6.000 euro. Se un immobile è NPL, credito deteriorato, UTP e quant'altro, l'immobile potrebbe valere 140.000 euro, ma posso venderlo perché ho una trattativa e la banca sa che se vanno con procedura esecutiva forse prenderà, se vale 110 ne prenderà la metà, quindi se riesco a avere un prezzo di vendita di 100.000, la parte venditrice mi pagherà sempre il 3%, ma la parte acquirente quanto deve pagarmi? La parte acquirente paga 6.000 euro. Perché? Ma perché chiedo il 6%, il doppio? Sei matto? Non è il 6%. Il 3% della mediazione e i 3.000 euro sono per la parte legale, consulenziale, che voi potete dare, ma che rimane a voi. Quindi, caro cliente, se tu hai acquistato un immobile a 100.000, ti ho fatto fare un bel affare, non mi paghi di più perché ti ho fatto un affare. Perché per acquistare quell'immobile c'è stata tutta un'attività pratico, tecnico, legale, che ti ha permesso di acquistarlo bene e in sicurezza. Quindi tutte le agenzie che collaborano con noi chiedono, mediamente recuperano il 50% rispetto a una vendita normale. Ok? Quindi che non va a noi, va all'agenzia, all'agente immobiliare. Quindi 3% di vendita, l'altra cifra non è una mediazione, è una commissione tecnico-legale che rimane a voi. Ok? Perfetto. Siamo arrivati alla fine e volevo dirvi, chiaramente purtroppo non c'è più tempo, il tempo è un po' tiranno, ma l'obiettivo di questo corso, adesso tiratemi fuori le pentole, dove sono le batterie, che adesso vi vendo la batteria di pentole, no? No, l'obiettivo del corso era questo, eccolo qui, GF Associati può risolvere i problemi e voi vendete le case, questo è un binomio vincente, ognuno deve fare la sua attività, non è che il notaio vende le case, l'avvocato vende la casa, l'agente immobiliare vende le case, il professionista risolve i problemi. Questo è il binomio vincente che noi vorremmo e vogliamo creare con chi di voi, con chi vorrà approfondire questa cosa, come stiamo facendo con tanti, tanti agenti immobiliari. Quindi arriva il cliente che abbia un creditore o 100 creditori, voi non investirete un minuto del vostro tempo, oppure solo dovete fare alcune domande, la palla la passate a noi risolviamo tutta la cosa, dovete solo preoccuparvi di vendere l'immobile e di darci la giusta valutazione di quell'attivo, gli altri li valutiamo noi, voi avete una parte che è il vostro lavoro di valutare quegli attivi. Questa è chiaramente abbiamo messo la foto del cavallo perché
un ostacolo è solo, fa parte di un percorso, no? Quindi per arrivare alla fine. Quindi quando c'è un ostacolo noi siamo abituati a saltarlo e andare oltre e saltare anche, arrivare alla fine del percorso. Se c'è qualche domanda, se avete qualche domanda, purtroppo il tempo era un'ora e mezza, ho cercato di condensare, quindi vediamo, è stato chiaro, vi avete, non so se vediamo se ho ok. Ok, vi riporto ancora il nostro obiettivo è solo quello di cancellare tutti i debiti alle famiglie italiane, di togliere tutti gli immobili dalle aste immobiliari per vendere nel libero mercato attraverso professionisti qualificati. Questa è la nostra missione, quindi chiaramente chiaramente è interessante. Noi dove guadagnate? Bella domanda anche questo, non siamo bravi, non siamo una onlus. Andiamo, il nostro guadagno è derivato da una percentuale da calcolarsi tra il debito e lo stralcio ottenuto e dove, da dove salta fuori quel guadagno? Salta fuori dalla vendita dell'immobile. Quindi ecco perché se io vendo a 100, devo da quel 100 dovete essere pagati voi, dobbiamo essere pagati anche noi. Quindi questa è il nostro, non abbiamo nessun trucco, barbatrucco, ma operiamo con quegli strumenti che ci mette a disposizione praticamente la legge. Vorrei dare una collaborazione, lo possiamo fissare. Ok, se volete, per qualcuno, per tutti voi, per quelli che vorranno approfondire, nei prossimi, già da domani, se inviate una mail già questa sera o attraverso lo Discord. Cioè, la Gea Orsi, che è praticamente una delle più brave agenti immobiliari dell'Emilia Romagna, ecco, non volevo dire perché già collabora con noi, ha detto una cosa giusta, è un lavoro di squadra. Fabrizio di Casa Group è tuo fratello, non so se è una cosa positiva da dire o negativa, sì, è mio fratello, scherzo, no? Quindi, no. Fabrizio. Sì, è mio fratello. Ma se chi ha il debito non ha soldi per pagare le provvigioni, chiaramente quello appena detto, con la vendita dell'immobile, noi deve essere pagata, soddisfare il creditore, deve essere pagati voi, deve essere pagati anche noi. Ecco perché l'errore più importante che si può fare è quello di prendere la proposta e mandarla al creditore senza aver fatto un'analisi. Perché anche se quella proposta, cioè anche se diamo tutto, potrebbe essere anche non accettata perché non è congrua comunque. Ok, interessante. Ok, io vi ringrazio tutti. Per i partecipanti vi manderemo anche la registrazione del video. Ripeto, non estranei per contattarli. Ok, non erano scritte da nessuna parte. Vedete che, ecco, forse sì. Ok, no. Eccolo qui, eccoli qui, ecco qua, ci sono gli estremi, così avete il numero di telefono, le mail, info, potete contattarci o anche noi potremo contattare. L'obiettivo è quello di togliere tutti gli immobili dalle aste e venderli nel libero mercato. Sapete, con l'immobile tolto alle aste, ce l'avete in esclusiva a prezzo e in 30 giorni raccogliete la proposta. Questa è la cosa che è vincente. Bene, se avete qualche altra domanda, io ho terminato. Mi raccomando, lasciate i vostri contatti per chi vuole entrare, creare un binomio vincente nel rispetto delle proprie professionalità, dei propri ruoli, veramente potremo veramente spaccare. La Susi, grazie a te. Ok, vi saluto. Vi auguro di terminare nel miglior dei modi la settimana e sapete che avete veramente la possibilità di salvare tante tante famiglie e di vendere tante 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 case. Grazie, buona giornata. Perfetto, okay, vi lascio il mio numero, perfetto.
contattateci, abbiamo una squadra veramente, tra l'altro le professionalità interne sono molto, molto importanti, elevati, quindi abbiamo tutti, quasi tutti laureati in giurisprudenza, quindi consulenti molto molto capaci. Grazie a voi, ciao Michele, ciao Yasmin, grazie, ciao Andrea Rossi, ok, qualcuno di voi lo conosco, qualcuno no, ma mi auguro di aver modo di vederci e contattarci appena possibile di persona o con una video call personale. Ciao a tutti, lasciate i vostri recapiti che vi contattiamo, se volete chiaramente, non saremo certo degli stalker, ma approfondite gli argomenti. Buonasera a tutti, ciao. Andrea Fiocchi, sì, saluto anche Fabrizio quando lo vedo, ciao Roberto. Ok, Renato, abbiamo, grazie Renato, ciao a tutti, perfetto, buona serata, ciao.